Benvenuti su Radio K2 e su K2 Matter TV, questo consueto appuntamento di oggi parliamo di. Siamo in compagnia del professor Manlio Brigaglia, che ci guiderà alla scoperta della storia contemporanea della Sardegna. Ringrazio il professor Manlio Brigaglia per l'onore che ci fa di venire da noi per tenerci delle lezioni sulla storia contemporanea della Sardegna. Il professor Brigaglia non ha certo bisogno di presentazioni, è professore di storia contemporanea presso l'Università di Sassari, è affermato scrittore, famoso giornalista, lo leggiamo tutti i giorni e di giovedì anche due volte. Professore, ci terrà delle lezioni sugli ultimi 200 anni e più della storia della Sardegna, cioè dall'Ottocento fino ai giorni nostri, al 2015. Periodo questo molto importante, importantissimo della nostra storia, perché nell'Ottocento avvengono delle grandi trasformazioni, a iniziare dalla legge delle chiudende. Il professore ci parlerà anche delle trasformazioni della situazione della economia e società della Sardegna in quel periodo, il Novecento in cui c'è la conquista dell'autonomia e la rinascita con le aspettative e le delusioni che l'hanno accompagnata, e poi gli ultimi 15 anni, un periodo di ripensamento, periodo di ristagno politico ed economico. In questa prima lezione, prima di quattro, il professor Brigaglia ci parlerà dell'Ottocento. Professore, l'Ottocento cosa porta in Sardegna? Ci sono i Savoia, vengono in Savoia, forse nella prima parte non succede molto, però avviene che si riesce a superare almeno in parte il feudalesimo con la legge delle chiudende. La società in quel periodo, in quegli anni, insomma, mi pare forse il primo cinquantennio, l'economia, la società, come si presentano in Sardegna? Beh, intanto io sottolineerei l'importanza dell'Ottocento nella storia generale della Sardegna, perché da una parte il secolo in cui si compiono alcuni grandi eventi che lasciano tracce nella storia della Sardegna fino ad oggi, diciamo, e poi perché è il primo secolo in cui la popolazione a Sardegna comincia a crescere. All'inizio del secolo 1800 la Sardegna ha circa 570.000 abitanti. È la prima volta da poco, anzi da fine Settecento, che è arrivati ad avere 500.000 abitanti. Prima la Sardegna era un'isola quasi poco meno che deserta, dai tempi della caduta dell'impero romano fino almeno alla metà del Settecento non ha mai avuto più di 500.000 abitanti. Alla fine del secolo ne avrà 790.000, quindi è cresciuta di più del 150%, a occhio e croce, ecco. E da qui comincia un ritmo per cui la Sardegna andrà crescendo, la popolazione della Sardegna, fino al censimento del 1936, in cui supera per la prima volta il milione di abitanti,
e fino ad oggi che cominciamo a registrare negli ultimi anni anche qualche retrocessione che ci porterebbe, secondo alcuni demografi, ad arrivare a meno di 1 milione fra qualche decina di anni. E il secondo motivo dell'importanza dell'Ottocento è che nell'Ottocento avvengono almeno 4 fatti fondamentali alla storia sardegna, detti in ordine cronologico. Il primo è, lo accennava anche lei, è l'editto dell'Eichlende, che nel 1820, ma poi impiegherà diversi anni per, come dire, entrare realmente in funzione, cerca di creare in Sardegna la proprietà privata perfetta, cioè di garantire a chi è proprietario di un terreno la proprietà reale di quel terreno, che invece ai tempi della gestione comune delle terre era sottoposto a diversi passaggi di bestiame e di gente, oppure anche alle leggi che regolavano la vita della comunità. Il secondo evento è la cosiddetta Unione Perfetta nel ottobre-novembre 1947, quando in tutta Italia si sta risvegliando un moto unitario. Anche la Sardegna chiede di essere più legata, diciamo, all'Italia, per adesso al Piemonte, a cui appartiene, a cui anzi dà il nome, il Regno di Sardegna. E ci sono delle manifestazioni popolari a Cagliari, Sassari e in altri piccoli centri della Sardegna che chiedono al re l'unione, cioè di togliere alla Sardegna i privilegi che già nel passaggio dalla Spagna al Piemonte 1620 erano rimasti in Sardegna, togliere questi privilegi e fare della Sardegna una terra uguale dei sardi, della gente con gli stessi diritti che avevano gli abitanti della Terramanna, come si chiama, cioè della parte di terraferma del Regno di Sardegna. Questa unione poi verrà concessa dal re nel dicembre del 1847, da lì comincia una nuova storia della Sardegna che con la unione, che porterà poi più vantaggi che svantaggi, che provocherà anche diverse reazioni subito a qualche mese dalla concessione di questo nuovo statuto, voglio dire, insomma, di questa nuova condizione, la Sardegna entra praticamente in Europa. La Sardegna, che era sì in Europa geograficamente, ma è stata per tanti secoli più legata alla Spagna che all'Italia, torna all'Italia, senza dimenticare naturalmente che i sardi andavano in Italia, soprattutto andavano per studiare, in parte anche per commerciare, insomma non è che fossimo stati sempre separati, ma l'unione perfetta dà ai sardi questa idea di essere diventati anche loro, diciamo così, tra virgolette, italiani, visto che ancora il Regno d'Italia non esisteva. Il terzo evento, in quegli stessi anni, anzi direi addirittura prima dell'unione perfetta, è l'abolizione del feudalesimo. La Sardegna è l'ultima terra d'Europa, tolta la Russia, che allora però non contava Europa, si può dire, da cui scompaia il feudalesimo. Noi siamo stati ancora sotto i feudatari sino al 1836-39 e passa, quando nel resto d'Europa ormai il feudalesimo era totalmente scomparso. Questo imprimeva anche alla vita della società sarda, all'economia, un tratto caratteristico e fortemente, come dire, depresso e depressivo, se si pensa per esempio a tutti i soldi, i tributi che i diversi feudatari, diciamo non soldati feudatari ma attraverso le decime, la Chiesa percepiva sul reddito prodotto in Sardegna. Questo tarpava le ali a tante iniziative, certo, che magari si sarebbe potuto prendere. Certo. Il feudalesimo viene abolito, si parla sempre di abolizione del feudalesimo, io direi, come dire, la liberazione dei sardi dal peso del feudalesimo, perché il Piemonte, poi magari possiamo vedere anche un po' più da vicino, non fa quello che avrebbe fatto uno stato già forte come si deve, che
poteva prendere e abolire di colpo il feudalesimo senza scrivere altro. Invece il Piemonte sceglie di pagare i feudatari, si fa il conto di quello che è il reddito di ogni feudo e gli si paga un tanto in cartelle di debito pubblico del 5%, per cui veramente i feudatari sono i più contenti, perché certo, prima si parlava in natura, galline, agnelli, certo, queste cose, invece così ricevono del denaro. Professore, questi feudatari non erano soltanto sardi, c'erano ancora spagnoli per caso, perché c'è stato un accordo, se non sbaglio. Sì, sì, sì. I maggiori feudatari erano sardi, non solo, ma quando si fece per esempio l'abolizione dei feudi, i grandi proprietari spagnoli, soprattutto quelli che stavano in Spagna ancora e che amministravano le loro terre attraverso amministratori tante volte non molto onesti oppure perfino più arroganti dei loro padroni, si appellano alle corti internazionali, perché l'abolizione del feudalesimo costituiva un'abolizione di un privilegio che, in base alle norme che avevano garantito il passaggio del possesso della Sardegna dalla Spagna al Piemonte, stiamo parlando 1700-1720, garantivano i loro privilegi, garantivano che in Sardegna restassero le leggi e i privilegi e i costumi. Addirittura i piemontesi per un certo periodo pensavano di lasciare Sardegna, perfino la lingua, che non era la lingua sarda, ma la lingua castigliana, certo, insomma, la lingua spagnola, che esisteva durante tutto il periodo spagnolo. E quindi nel momento in cui c'è l'eversione del feudalesimo, dove molti feudatari sono o spagnoli che stanno in Spagna, o sardi che derivano però il possesso di queste terre dall'antica nobiltà aragonese e spagnola che era venuta, che aveva abitato in Sardegna, ma hanno comprato questi, si appellano appunto a questi antichi diritti e a questi antichi privilegi, senza, insomma, sempre tenendo conto che poi questi debiti che lo Stato contraeva con i feudatari nel momento in cui gli pagava la buonuscita, chiamiamola così, furono poi chiamati i comuni a pagarli. Per cui la Sardegna esce dal medioevo feudale, quando il feudalesimo è scomparso in tutta l'Europa, ed entra in un periodo di libertà nel quale però i comuni entrano gravati dei pesi di tutte queste, un po' di questi tributi che devono pagare, restituire allo Stato per, come dire, acquistare, per avere acquistato la libertà. Un'anticipazione del debito pubblico. È qualcosa del genere, certamente. Infatti anche questo influirà sulla vita delle comunità, perché i comuni si trovano quasi senza nulla all'inizio, dovendo invece pagare tutti questi debiti. Così poi succede col quarto evento di cui non abbiamo parlato, che è l'abolizione intorno al 1865-66 dei cosiddetti adempivi, che erano i diritti, gli usi civici, diciamo, i diritti che le comunità avevano di usufruire gratuitamente dei frutti di certi terreni demaniali o feudali o comunali, per esempio andare a prendere la legna, portare animali, soprattutto i maiali al pascolo, raccogliere le viande per i maiali, raccogliere poi tutto quello che la terra naturalmente, diciamo, produceva, no? In fondo questo principio per cui, non so, agli inizi del Novecento, sì, no, al Novecento pieno, anche i sardi andavano a caccia passando nelle terre di tutti, è un ricordo abbastanza lontano, ma insomma nessuno, anche preciso sul piano formale, di questa libertà di passaggio che c'era nelle terre, in particolare le terre demaniali. Questo è molto, molto interessante, professore, perché è con gli adimprivi, in realtà è una forma di quello che oggi si chiamerebbe welfare, perché si consentiva a quelli che avevano meno terre, ai più poveri, ai meno abbienti, eccetera, di andare liberamente, coltivarsi, prendere. Si toglieva ai poveri, come dire, una serie di
piccoli elementi di sussistenza di cui però i poveri erano in genere così poveri, certo, da avere assoluta necessità di questi debiti. Tant'è vero che quando nel 1866, siamo quindi in questi stessi anni, il Consiglio Comunale di Nuoro decide di dividere i terreni demaniali del comune su cui la popolazione esercitava questi usi civici e di lottizzarli e venderli, c'è a Nuoro una rivolta che si chiama la rivolta del Suconnotto, perché pare che la gente, in particolare le donne che erano le protagoniste di queste proteste, gridavano torramos a Suconnotto, torniamo a quello che abbiamo conosciuto. Michelangelo Pira, che un suo nobile e famoso concittadino, sosteneva che questo Suconnotto voleva dire non il conosciuto, come è interpretato ormai da fare, cioè torniamo a quello che abbiamo conosciuto, cioè torniamo al passato, come invece quel Suconnotto volesse dire l'eredità, cioè torniamo a quella serie di cose che Sosmazzores, i vecchi, ci hanno lasciato come possesso nostro, e da cui invece questa politica di vendite e di lottizzazioni che il Consiglio Comunale Nuoro prevedeva avrebbe completamente cancellato. L'editto delle chiudende non fu un episodio che passò tranquillamente, ci furono delle grandi delle opposizioni, ci furono c'era gente che naturalmente da questa regime comune del possesso, dell'uso comune della terra, aveva tutto da guadagnare. Chi erano nemici delle chiudende, delle chiusure? Erano in particolare i pastori, i quali vivevano attraverso la transumanza, passando in particolare dalla montagna alla pianura, o dopo aver stati in pianura fino alla metà della primavera, tornando in paese, in un regime in cui le pecore mangiavano tutto quello che trovavano al passaggio e dunque lo trovassero. Una volta fatti i muretti a secco, dietro i quali i proprietari, si dice, mettessero uomini col fucile per sparare a chi si fosse azzardato a buttare giù questi muretti, e attraverso i muretti a secco questi proprietari si garantivano, speravano di garantirsi la proprietà ferma, sicura di quella terra, dove allora avrebbero potuto cominciare a fare delle migliorie e produrre quella agricoltura più avanzata che avrebbe dovuto portare la Sardegna a produrre di più e a introdursi meglio nei mercati del tempo. Ma i veri nemici dell'editto delle chiudende, diciamo delle chiudende, erano in genere i feudatari, i quali erano grandi armentari, grandi possessori di armenti, e quindi quei pastori che si ribellavano alle chiudende lo facevano, come dire, in conto terzi, perché avevano bisogno, per soddisfare il desiderio di denaro del feudatario, del padrone del gregge, il padrone vero del gregge, di avere questo terreno libero che aveva conosciuto sino a quell'anno lì. Le chiudende in realtà cominciano ad operare solo dopo una carta speciale, una carta reale del 1839, quindi 20 anni dopo che erano stati fatti. In Sardegna addirittura l'editto delle chiudende, che porta la data del 6 ottobre 1820, viene trasmesso dal viceré alle popolazioni, che era lo strumento attraverso cui una legge del Piemonte diventava anche legge sarda, soltanto nel 1823. Quindi l'editto di Codenne del 20 in Sardegna è soltanto l'annuncio di qualcosa che succederà. Dal 1823 comincia a succedere. Nel 32 c'è una grande rivolta di pastori, soprattutto nel Nurese, nel Goceano, che finisce anche con una spedizione militare, dove ci sono anche dei giudici, dei magistrati che si portano appresso il boia, e che dove arrivano piantano la,
la forca e cominciano a impiccare la gente, quelli che riescono ad acchiappare, ma insomma per debellare questa rivolta dei pastori. E quindi la creazione della proprietà privata che si conclude quando? Alla fine, verso la metà del secolo. E anche più in là, direi, continua, perché ci sono tutta una serie di processi che accompagnano le, dobbiamo dire, le sempre titubanti proteste delle comunità, quando chi aveva soldi e potere per chiudere la terra chiudeva di tutto. C'è una famosa quartina che veniva come dire, accreditata a grande poeta Melchiorre Murenio, che pare invece sia di un frate, mi pare a Chenza si chiamasse di Ozieri, che dice tanca serrada samuru, fatta sa ferra ferra. Ecco cos'era rimasto nell'immaginazione popolare, questo a ferra ferra, prendi quello che puoi prendere, prendi tutto senza stare a badare alle leggi. Si suvelo vide in terra, lei ha serrado puro. Se il cielo fosse stato in terra, è molto bella questa cosa, se il cielo fosse stato in terra avrebbero chiuso con tanche anche quello. Ma in realtà, e poi scusi, e poi volevo dire, questo processo di appropriazione delle terre continua, diciamo, fino alla metà della seconda metà dell'Ottocento, cioè intorno al 1870 ancora ci sono di questi problemi, e resta nella storia della Sardegna l'impronta, la memoria della violenza di chi ha il potere e chi ha le armi e il denaro per difendere quello che ha rapinato, piuttosto che quello che gli sia toccato per legge, insomma. Ecco. Il principio della chiusura per dare, oltre che certezza della proprietà, che poi si appropriavano anche di terreni, sì, che direttamente sì, impadronivano in questo momento di disordine, anche di, per esempio, di strade su cui c'era si operava il passaggio della gente del paese, su fontane pubbliche, chiudevano la terra intorno alle fontane pubbliche, si appropriavano di sorgenti che magari uno dei pochi posti dove la gente poteva andare a prendere l'acqua potabile. E mentre la norma avrebbe dovuto favorire lo sviluppo dell'agricoltura, come diceva, perché con la chiusura si evitavano i passaggi, si dava la certezza della proprietà, quindi la possibilità per il proprietario di investire, in realtà nella Sardegna centrale di questo è venuto pochissimo. L'idea, il progetto era quello di creare in Sardegna una piccola borghesia rurale che avrebbe poi funzionato come queste piccole borghesie rurali a sostegno, certo, del governo, a sostegno del re, e anche una struttura che permettesse maggiore e migliore produzione. L'idea era stata agitata già dai piemontesi intorno agli anni 70 del Settecento. Lì c'è un professore dell'Università di Sassari, Francesco Gemelli, gesuita, come i professori che insegnavano all'Università di Sassari, che scrive, ma quasi sotto dettatura del ministro Bugino, che era un ministro piemontese incaricato specificamente degli affari di Sardegna, un libro intitolato a quello che lui chiamava Il rifiorimento della Sardegna, il rifiorimento della Sardegna attraverso il miglioramento della sua agricoltura. Una delle cose che Gemelli sosteneva era la necessità di creare questa proprietà detta perfetta. Naturalmente, in una, come dire, volgarizzazione della memoria storica sarda, si pensa che allora, prima dell'editto Le Chiudenne, non esistesse la proprietà perfetta. In realtà la proprietà perfetta esisteva perché, per esempio, tutto un vasto cerchio di terreno intorno al paese, più in là della zona di terra comune per i bisogni del paese, che era il cosiddetto vidazzone, seminato e coltivato un anno sì e un anno no, diciamo, c'erano gli orti e le vigne che erano di proprietà privata e che erano
tancate. Sì. La parola tanca si trova già nella carta di Eleonora di Arborea, che della fine del 300, per dire che già allora esisteva la possibilità di chiudere dei terreni. Ma c'era poi una vastità, possiamo dire, enorme di terreno ancora aperto, che era di cui esistevano i proprietari, ma di cui i veri proprietari erano quelli che potevano passarci come i pastori liberamente con le loro greggi, facendo anche i danni che facevano, insomma. Perché il principio di creare un'agricoltura, sviluppare un'agricoltura, era un principio assolutamente valido, perché tutti i sistemi economici si sono sviluppati sfruttando o utilizzando i risparmi dell'agricoltura. Certo. E quindi anche questo, come diciamo ipotesi di sviluppo della Sardegna, era una ipotesi molto, molto intelligente. E poi già praticata in Europa, basta pensare il passaggio dall'open field, cioè dai terreni totalmente aperti, alle enclosures, alle chiusure, che l'Inghilterra aveva conosciuto a metà del 500. Certo. Quindi quando in Sardegna si fa questa operazione, siamo già tre secoli in ritardo. Tanti di questi ritardi la Sardegna si porterà anche nel Novecento, e forse qualcuno di questi ritardi ce lo portiamo ancora oggi. Sì. I piemontesi vengono in Sardegna, cosa ci portano? In Sardegna i piemontesi ci portano, come dire, si sarebbe detto con un titolo di un film famoso di quando ero giovane io, l'aria del continente, cioè portano una specie di desiderio o anche atti politici per inserire la Sardegna nel grande circuito della vita e dell'economia europea, che era una cosa particolarmente fastidiosa, e poi sulla quale non era mai d'accordo all'inizio. Per esempio, l'ho ricordato poco fa, queste istruzioni mandate al viceré di lasciare che i sardi praticassero i loro costumi anche spagnoli, anche a teatro si diceva, e continuassero a parlare in spagnolo, corrispondeva all'idea di tenere la Sardegna, come per almeno 50 anni Savoia pensarono, come una merce eventualmente di scambio per dei terreni, per esempio al confine fra il Torino, tra il Piemonte e la Lombardia, ecco, territori di terraferma. Da un certo punto in poi, diciamo dal 1760 circa, invece parte l'ordine di far parlare i sardi in italiano, il che di far scrivere i sardi in italiano, quando i sardi hanno bisogno di scrivere, invece di scrivere in spagnolo, non solo in spagnolo castigliano, ma persino in spagnolo catalano. Cioè, no, mentre la Sardegna smette di essere aragonese, diciamo, nel 1469 o 1479, c'è qualche differenza di data, il catalano continua a essere parlato molto ancora in Sardegna, tanto che noi abbiamo negli archivi atti notarili. Per esempio, io ho visto atti notarili algherese, e magari c'era più facilità di usare il catalano, scritti in lingua catalana. Quindi quando il catalano era già scomparso praticamente da ogni altra parte della Sardegna, possiamo dire, anche se certamente ne restavano molte tracce nel lessico, soprattutto nel vocabolario. La Sardegna non era un'area, si può dire che la Sardegna per i piemontesi fosse un'area un po' scomoda o non molto comoda. All'inizio era un peso di cui si volevano liberare. Il valore della Sardegna in quel momento era soltanto un valore strategico, oppure l'eventuale valore di scambio con qualche altro possedimento. Sebbene fosse al centro del Mediterraneo occidentale, che era il centro, possiamo dire, della politica e della strategia marinara di tutta l'Europa. Certo. Nelson, che quando inseguiva la flotta di Napoleone stette per più di un anno ancorato alla Maddalena senza scendere dalla nave. Nelson è stato 17 mesi, mi pare, dall'autunno dell'803 alla primavera dell'805, ancorato
in una baia che si chiama anche adesso la baia di Nelson, senza scendere dalla nave, pronto a partire per inseguire la flotta francese una volta che questa fosse uscita da Tolone, dove si era rifugiata. Beh, Nelson in una sua lettera al Lord dell'ammiragliato inglese scrive: "The Sardinia is the summum bonus of Mediterranean Sea." La Sardegna è il più grande pezzo prezioso del Mar Mediterraneo. Cioè, aveva perfino fatto calcolare quanto poteva costare a comprarla in sterline. E Einaudi più tardi naturalmente calcolò che nel 720, quando avviene lo scambio fra spagnoli e piemontesi, e Savoia, la Sardegna valeva 8 milioni di lire oro, ma i Savoia per prenderla dovettero lasciare il trono del regno di Sicilia, che secondo Einaudi valeva 40 milioni di lire oro. Quindi i piemontesi, quando arrivano in Sardegna, erano un po' arrabbiati, diciamo così, perché sono stati costretti dalla cattiva parte che hanno giocato nell'ultima fase di questa guerra di successione, o meglio ancora dei progetti di riconquista spagnoli, sono costretti a lasciare questo summum bonum, ho detto bonus poco fa, forse ho sbagliato, summum bonum, e per prendersi un'isola che era la Sicilia, questa isola molto ricca e ma era più lontana. Popolata. Sì, era più lontana, ma non è che non fosse più vicino alla Sardegna, dobbiamo dire la verità. Cioè, questo tipo di problema i Savoia non se lo sono mai posti, e credo che non se lo sia mai posto nessuno, perché la Sardegna è sempre lontana dal continente, e ogni tanto si sveglia qualcuno che taglia le linee aeree, taglia le comunicazioni navali, e noi di colpo ci ritroviamo non molto distanti da quello che era il passaggio dalla Sardegna, dal Piemonte in Sardegna, da Genova a Porto Torres e poi a Cagliari negli anni, per esempio, dell'Unione Perfetta del 47-48. La posta, peraltro, portata da queste navi, arrivava sempre molto più in fretta di quanto non arrivi oggi. Qualche volta. Il Piemonte investe poco in quegli anni, in Sardegna, quasi niente. Sì, no, i grandi investimenti sono investimenti stranieri, e appartengono a un settore dell'economia sarda che non abbiamo toccato, che è quello delle miniere, che a partire dalla metà del secolo, quando c'è una nuova legge mineraria che riguarda la proprietà del sottosuolo e di quello che dei prodotti della terra, si sviluppa una grande nel Sulcis Iglesiente, in particolare nell'Iglesiente, una grande, dove ci sono le miniere a cielo aperto, che è una grande industria estrattiva. Noi parliamo sempre di industria mineraria, è sbagliato, perché in Sardegna i minerali venivano solo estratti, poi caricati su navi che li portavano in continente dove venivano lavorati. Quindi gran parte del reddito, del valore aggiunto prodotto dalla lavorazione, finiva in continente. Il più delle volte neanche nel continente del Regno di Sardegna, ma nel continente italiano, addirittura anche all'estero. Quindi quelle miniere, diciamo, hanno portato sì una ventata di modernità in quella zona isolata, dentro un'isola isolata e periferica. Una delle zone più isolate era il Sulcis Iglesiente, che vide però arrivare tecnici, amministratori, operai e gente da tutti i paesi, in particolare dall'Inghilterra, tant'è vero che c'era questa curiosa battuta per cui Iglesias, piena di questi tecnici stranieri, veniva chiamata scherzosamente Inglesias. Tanti erano i tecnici che affollavano gli alberghi a Iglesias della città, dove per primo si è, come dire, sviluppato una certa attività di hotelleria, insomma, di accoglienza in albergo, quando appunto le società cominciarono a mandare i loro uomini, i loro manager in queste terre, diciamo. Mancando la trasformazione dei prodotti, non ci sono effetti diffusivi. Certo. Quindi, diciamo, l'unico effetto diffusivo, a volersi proprio ragionare molto, è lo sviluppo del porto di Cagliari, dove tante volte gran parte di questi materiali venivano portati per essere caricati sulle navi e portati fuori, perché tante volte poi le navi velieri che ricevevano
il minerale da certe barche di Carloforte che lo trasportavano dalla bocca esterna della miniera sin sulla nave. Questi velieri andavano per conto loro in continente o in altre parti del Mediterraneo, mentre una parte di questo materiale, tante volte frutto di una primissima lavorazione appena uscito dalla miniera, arrivava al porto di Cagliari. Quindi c'è lo sviluppo del porto di Cagliari, che porta con sé anche lo sviluppo generale di Cagliari. Alla fine del secolo Sassari pensa di poter arrivare ad avvicinarsi a Cagliari, la vecchia ambizione sassarese. In quel momento, parliamo del 1891 quando si fa il nuovo censimento, del 1901 quando si fa il nuovo censimento, perché nel 91 non si era fatto il censimento, cioè noi, il Regno d'Italia a quel momento riceve i censimenti in tutti gli anni con l'1. Quindi, sì. Però nel 1881 non si era fatto, nel 91 anzi non si era fatto perché non avevamo i soldi per farlo. Allora c'era 20 anni di differenza tra un censimento e l'altro, e Sassari sperava di poter raggiungere Cagliari, essendo cresciuta anche lei durante quel ventennio. In realtà poi si andò a finire che Sassari rimase dai 35-36 mila abitanti che aveva, arrivò vicino ai 40, ma senza superarli, se non ricordo male, e Cagliari invece era già vicino ai 50.000. Cioè allora, dopo questi 20 anni di silenzio demografico, diciamo così, o delle statistiche demografiche, si scoprì che Cagliari era veramente, come diceva il suo sindaco Baccaredda, una città a marcia, una città che marciava sulla via del progresso, mentre Sassari era rimasta, sebbene si fosse sviluppata l'industria, si fosse modernizzata in parte l'agricoltura attraverso la trasformazione industriale dei prodotti dell'agricoltura, ma certamente Sassari è rimasta una piccola città commerciale, di servizi, insomma, mentre Cagliari era veramente cresciuta, protetta poi in quel periodo a cavallo tra 800 e 900 da quello che è stato forse il più grande statista che la Sardegna abbia avuto per quello che riguarda l'interesse verso la Sardegna, che era Francesco Cocorto, che fu a lungo ministro con Giolitti e uomo di Giolitti, che decretò praticamente questo processo che non si è più fermato, anzi direi in questi ultimi 20 anni si è perfino aggravato, che ha fatto di Cagliari la capitale vera, reale della Sardegna, e di Sassari una città che arranca come può nel suo ruolo di secondo. Ma si sa che nella storia, come nei concorsi di canzoni, del secondo arrivato non si ricorda più nessuno, quello che conta è che vince. Cagliari cominciò a vincere già all'inizio del Novecento e continua a vincere anche oggi. È difficile che una regione o uno Stato crescano se non c'è una scuola, istruzione e formazione. La Sardegna aveva 2 università, ma a livello di istruzione diffusa, quella che sarebbe stata necessaria, come stavamo? Stavamo pessimamente. Se si calcola che alla fine dell'ultimo censimento, detto censimento del Regno Sardo in Sardegna, gli abitanti siamo verso il 58.858, c'era il 94,9% di analfabeti, perché il Piemonte aveva tentato di far sviluppare in Sardegna l'istruzione elementare, però a parte il fatto che non c'erano soldi, che avrebbero dovuto pagare i maestri, avrebbero dovuto pagare i comuni, e lo fecero soltanto molto più tardi, che il primo insegnamento dovevano impartirlo i parroci, e nel 1823 che c'è una legge di Carlo Felice che istituisce la scuola elementare. Ma noi abbiamo per quel periodo un libro fondamentale, che è il cosiddetto dizionario storico, statistico, commerciale degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, dove un abate torinese ha fatto una sorta di grande enciclopedia, di atlante enciclopedico dell'intero regno di Sardegna, e tutte le voci sarde, che sono circa 350, sono state scritte da un sacerdote, scrittore, giornalista, il padre Vittorio Angelo, uno scolopio, che fu anche poi deputato, il Parlamento
subalpino, che appunto descrivendo la Sardegna, per ogni paese diceva quanti erano gli alunni che andavano a scuola. E noi abbiamo villaggi di 2.000 abitanti dove i bambini che vanno alla scuola elementare sono 12, 13. Praticamente andavano solo i ricchi a scuola perché i poveri, i bambini poveri, appena svezzati, si può dire quasi, vengono messi a seguire il gregge, a custodire il bestiame, cioè ad aiutare i padri nel lavoro pastorale, soprattutto, ma anche nel lavoro dell'agricoltura. Quindi arriviamo con questo carico di analfabeti sin dentro il Novecento. All'inizio del Novecento avevamo ancora più del 70% di analfabeti. Mentre in E le paesi. università, Sì, scusi, no, scusi, certo. e le università vivevano una vita così grama che più volte, secondo la metà dell'Ottocento, il 1858-59, dai tempi della legge Casati, si tentò di sopprimere l'università di Sassari. E questa minaccia continuò perfino anche durante il fascismo. Anche oggi, ogni tanto, Ragione si lo. sente dire, anche oggi si sente dire che siamo una sola università in Sardegna, magari con due sedi, una a Sassari e una a Cagliari, però le facoltà che sono a Sassari non ci sono a Cagliari, le facoltà che mancano a Sassari sono a Cagliari, che insomma non è un progetto del tutto sbagliato, se si vuole. Certo che però, pensandoci bene, più istruzione tu diffondi nel territorio, anche rimettendoci come si rimette in questi casi, poi tu riguadagni in cultura, forza di iniziativa, capacità di pensare e di agire della popolazione che ci abita. Invece in Sardegna questo non esiste, non era capitato perché le due università nascono nei primi 10 anni, 20 anni del 600, c'è anche una polemica per quale fosse stata la prima ad essere creata. In realtà la prima università sarda fu creata a Sassari dai gesuiti, però non poteva dare quei titoli di laurea che poi Cagliari riuscì a dare prima che li desse Sassari. Per cui c'è una protesta di un viceré che fa cancellare un documento dell'università di Sassari perché in quel documento l'università era attestata primaria Universitas Sacerensis. No? Tu non sei primaria, devi cancellare prima l'Università Sacerensis. La prima era Cagliari. Beh, durante la crisi, la grande crisi che travolge l'impero spagnolo, entrano in crisi anche le due università. Ma il ministro Bugino, che era così, aveva questa idea che la Sardegna dovesse bastare a se stessa e che quindi per fare anche questo bisogna creare un minimo di classe dirigente che aiutasse a far funzionare la macchina dello Stato, restaura le due università applicando all'università di Cagliari prima 1764 e poi a quella di Sassari 1765 i regolamenti dell'Università di Torino che era stata rammodernata proprio in quegli anni. Cosa curiosa, la richiesta del Consiglio Municipale di Sassari al governo piemontese perché restauri l'Università di Sassari è scritta in spagnolo. 1762-63. Ecco per dire quanto Sì, era durata a lungo, no? Questa sì, 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 sì. influenza diciamo della Spagna che insomma oggi gli storici, in particolare Francesco Manconi, che è stato l'ultimo grande storico sardo che si sia occupato del periodo spagnolo, tendono a recuperare, diciamo, cercando di cancellare quel giudizio assolutamente negativo e negatorio, diciamo così, che è stato dato del periodo spagnolo dagli storici sardi del passato, quando, come si dice, sulla spinta della italianizzazione della Sardegna, questa storia non italiana veniva letta con molto disprezzo, sempre con attenzione ai lati negativi, o facendo passare per negativi anche quei lati che magari erano stati positivi. Si crea così nelle università questa categoria dei laureati, si chiamavano i letrados, che pian piano entreranno nell'amministrazione piemontese, fermo restando che però chi comandava erano sempre loro, insomma il viceré e la sua corte, quei viceré che vengono aboliti naturalmente al momento dell'Unione, quando la Sì. Sardegna diventa un pezzo del Regno di Sardegna e non più un pezzo staccato, scompare dall'ottobre del 47 o del 48, scompare il viceré.
In quel periodo, mentre come lei diceva, in Sardegna c'era il 6% o il 7% di alfabeti, sì. In Europa, ad esempio in Inghilterra, gli alfabeti erano il 75%. Sì, sì. Ora, questi elementi sono utili per cercare di capire anche i nostri ritardi. Sì, certo. È vero, no? Sì, ma poi quando si parlava degli analfabeti, in Sardegna si doveva contare, si doveva distinguere tra quelli che sapevano leggere e scrivere e quelli che sapevano leggere. Perché c'era tanta gente che sapeva leggere ma non sapeva scrivere. E quindi un mezzo, diciamo, di promozione dei sardi, era, dei cittadini, era sempre visto nella istruzione. Tant'è vero che a Sassari abbiamo una grossa invenzione, chiamiamo così, nel 1899, alla fine di questo secolo di cui abbiamo scelto di parlare, in cui il gruppo repubblicano che faceva capo alla Nuova Sardegna e al deputato Filippo Garavetti creò un'associazione, un circolo che si chiamava l'Unione Popolare, che loro chiamavano una petite maison populaire, cioè un piccolo club di politico dove gli studenti universitari, io l'ho sentito raccontare da uno che ci andava, andavano a fare lezione, scuola serale agli operai che avevano bisogno di imparare a leggere e a scrivere. Fermo restando che nel disegno segreto di chi aveva iniziato, comunque aveva dato vita a questo circo, che arrivò ad avere più di 1000 iscritti a Sassari, era quello di dare a questi operai gli strumenti per diventare elettori e poter andare quindi a votare per questo gruppo repubblicano, che in effetti ha segnato quella che si chiama l'età d'oro della cultura e anche dell'economia sassarese, che va negli anni dal 95 al 15, ecco, voler esagerare, è un sogno che dura 20 anni, e 20 anni nella storia della città sono anche molto pochi. Quindi questi elementi, l'analfabetismo ha un impatto sulla introduzione, ad esempio, di nuove tecnologie, anche modeste. Quindi l'agricoltura rimane, a parte forse qualche eccezione, rimane primitiva. Sì. E le istituzioni, più che la tecnologia non viene compresa, non viene accettata, ecco, l'arrivo delle macchine, eccetera. In Sardegna non abbiamo un fenomeno di tipo luddista, quello che si verifica in Inghilterra, dove gli operai andavano a distruggere le macchine, però in effetti quando in Sardegna l'agricoltore, il contadino andava ad arare ancora con l'aratro di legno, che si sa che non scendeva in terra e quindi non poteva far fruttificare la terra quanto la terra sarebbe stata capace di produrre. Professore, chiudiamo questa prima lezione. Io la ringrazio molto per la sua chiarezza e ci rivediamo a breve. Grazie. Grazie, anch'io ringrazio, basta non chiamare lezione, questa che è soltanto una chiacchierata amichevole. Professore, e spesso trovi qualche orecchio attento. No, mi consenta professore in questo caso di dissentire, perché sarà molto utile a quanti la vedranno, che non saranno pochi, e tanto per me, a me è stata utilissima. Grazie. Che ora abbiamo fatto? Grazie per averci seguito su K2 TV e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Oggi Parliamo Di.